Bentrovati amici, bentrovate amiche e benvenuti alla Scuola del Gusto. Siamo nel supermercato Iperfamila di Via Livatino a Bari, ospiti ovviamente della Scuola del Gusto e soprattutto ospiti dei miei carissimi amici di Entu. Ritorna con noi nelle video ricette, nella video ricetta del mese di agosto, un caro amico, un grande produttore di eccellenza che è l'azienda Gioioso di Savelletri. Vi ricordate, avevamo fatto qualche mese fa la ricetta con il tonno invecchiato. Oggi ve lo racconto, così come me lo racconta l'azienda, prima di dirvi e di svelarvi che cos'è. Lusinghe profumate di mare, delicato, soffice, gusto pregiato intenso, un invito a un incontro con il piacere, molta pazienza e soprattutto passione per un prezioso connubio, sinfonie di profumi marini. Signore e signori, Sua Maestà, la bresaola di pesce spada, che insieme alle insalate di Jento sarà protagonista della prossima ricetta. Seguitemi in cucina! Con il nostro ospite Gioioso e la sua bresaola di pesce spada, oggi una ricetta veramente da solleone d'agosto. Faremo dei sandwich, un club sandwich da portarci in spiaggia. Allora, vedete qui, ho già tagliato dalla bresaola, insomma dal pezzo grande, ho tagliato molto sottili delle fettine che ho già messo a marinare con un filo di olio extravergine e dell'aceto. Io ho usato un aceto di melograno. Adesso prendo queste fettine di bresaola che sono state a marinare e le vado a tagliare e le terrò poi tagliate in modo che sarà più facile poi, mettendole nel pane, sarà più facile poi, ecco, tagliare il pane stesso. Prepariamo la salsa, che come tutti i club sandwich dobbiamo creare una salsa che andremo a spalmare sulle fette di pane. In questo boccale di un frullatore a immersione ho già inserito dello yogurt greco, della lecitina di soia, della senape e poi ho messo un cucchiaio di aceto di riso. Adesso vado a montare questa maionese vegetale con dell'olio, un olio molto leggero, anche qui ho scelto un olio di riso. Quindi metto un po' d'olio nel boccale e vado a montare la salsa con un mini beamer. La lecitina di soia funzionerà da agente addensante esattamente come in una maionese funziona da addensante il tuorlo d'uovo. Allora, pronta la salsa, qui ho lattughino, carote, Jentu, ovviamente, qualche chicco di uvetta che ho già messo nell'acqua bollente a idratare per alcune ore, poi strizzate e ben asciugate, perché saranno poi quella nota un po' dolciastra in un piatto decisamente sapido. Fette di pane, io ho usato un pane in cassetta integrale, può essere un pane bianco, e la scelta del pane è ovviamente a seconda del piacere personale, e vado ad assemblare. Taglio un paio di, spalmo un po' di salsa sul pane. Non vi preoccupate se fuoriesce, perché poi ci servirà anche un po' di salsa sull'esterno del pane. Ho preferito usare una salsa vegetale perché dobbiamo far risaltare le verdure e la bresaola. Quindi il vegetale, sicuramente una maionese con tonno e olio extravergine di oliva sarebbe stata un po' troppo invadente e può coprire il gusto della bresaola e delle verdure. Vado a mettere un po' di lattuga, poi fettine, ecco quello che avevo ritagliato della bresaola di pesce spada, Gioioso,
poi un paio di uvette, un pochino di carota, andrò ad aggiungere un altro po' di salsa, appoggio, premo bene, poi preparo anche l'altra e taglio. Questo adesso uso spalmo anche di con la salsa, vado a spalmare anche i bordi del sandwich. Oh, ecco qui. Primo. Ok. Ops, ecco qui. Allora, adesso con granella di nocciole, scoprirete come la nocciola sia proprio un matrimonio perfetto anche con la bresaola di pesce spada. Questo è uno e poi dopo andiamo ad assemblare il piatto perché arrivano gli ospiti e accoglierli con una bella bollicina o italiana o un rosé frizzante delle nostre terre salentine e faremo veramente un aperitivo sotto il sole di agosto perfetto. Uno. E il club sandwich è pronto. Io sono rimasta in compagnia di questa splendida bresaola di pesce spada. Vi voglio salutare ricordandovi sempre di visitare il sito di Yentu, yentu.it. Iscrivetevi alla nostra newsletter, riceverete il ricettario e sarete sempre aggiornati sulle nostre novità. Alla prossima!